Un minuto che sto. Eccoci qua, la registrazione è partita. Bene, grazie a tutti e a tutti per esservi collegati anche oggi a questo terzo incontro del percorso di aggiornamento sullo sfruttamento lavorativo. Diamo in primo luogo il benvenuto e ringraziamo moltissimo per la loro partecipazione il dottor Agostino Del Balzo, responsabile del processo di vigilanza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Torino, e la dottoressa Lara Rampin, della Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, che oggi ci parleranno di modalità per la richiesta di intervento dell'Ispettorato e di sistema multiagenzia come metodo per il contrasto. Ringraziamo anche molto della sua presenza Pina Di Bari, operatrice socio-legale del progetto Nave, che sarà insieme a Sabrina Scarone una delle due relatrici del prossimo incontro, che come vi abbiamo detto nelle volte precedenti ha sperimentato proprio sul territorio del Veneto, quando Lara Rampin era responsabile del settore vigilanza dell'Ispettorato interregionale, delle modalità innovative di lavoro multiagenzia. Quindi siamo molto contenti che sia presente anche oggi, in modo tale magari da impostare anche come dire, la presentazione di oggi in un modo dialogico. A questo punto io do subito volentieri la parola a Lara Rampin dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Preciso subito e vi chiedo scusa che dovrò lasciare l'incontro con un po' di anticipo alle 4 meno un quarto per un successivo incontro, ma rimarrà Ilaria ovviamente a coordinare e raccogliere le domande. Probabilmente ci raggiungerà anche Martina se non è arrivata nel frattempo. Lara, presento io allora le slide, tu mi dici quando devo andare avanti, come siamo d'accordo. Buongiorno, ho attivato il microfono e un saluto a tutti e un ringraziamento anche agli organizzatori. La presentazione è già stata fatta da Antonio, quindi io passerei subito alle slide con la premessa che in questo incontro suddivideremo il lavoro in due sezioni. Nella prima parte daremo un quadro generale della funzione ispettiva. E quindi che cos'è l'ispettorato del lavoro, chi sono gli ispettori del lavoro, probabilmente alcuni di voi già li avranno conosciuti anche a livello operativo, altri magari ne avranno sentito parlare anche dei fatti di cronaca in televisione per gli interventi di controllo effettuati sul campo. Passeremo poi anche a descrivere alcuni aspetti salienti della normativa sul caporalato. So che avete già affrontato l'articolo 603 bis. Però riteniamo utile riprendere alcuni punti che sono un po' il piano d'azione degli ispettori del lavoro. E quindi, per essere anche un po' concreti e pensare alle proprie prossime attività di vigilanza sui territori, vorremmo anche con voi pensare a un aspetto più operativo, come rapportarsi con l'ispettorato, con gli uffici dell'ispettorato, come essere collaborativi e creare assieme quel sistema multiagenzie che sta dando buoni risultati su tutto il territorio nazionale, ma soprattutto laddove si opera attraverso buone prassi tra ispettori, funzionari e mediatori culturali, interpreti, operatori del settore. Io chiedo l'aiuto ad Antonio per avanzare le slide, perché purtroppo sono collegato col cellulare, quindi agiamo in team, in multiagenzia anche in questo caso. Un primo aspetto, che cos'è l'Ispettorato del Lavoro? Questa agenzia è nata nel 2017, sarò molto sintetica, ma è necessario dare questa panoramica per anche individuare proprio le funzioni, non confonderla con altre istituzioni che sono appunto operative. Questa agenzia, nata appunto nel 2017, ha unificato le competenze delle ex funzioni del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Quindi attualmente all'interno appunto dell'Agenzia dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro operano ispettori, ex ispettori delle direzioni territoriali, ma anche ispettori dell'INPS e dell'INAIL che hanno mantenuto le loro competenze in materia assicurativa e in materia previdenziale, e quindi la sinergia tra questi organismi dà buoni risultati anche al fine della completezza delle indagini. L'organizzazione dell'Ispettorato nazionale è un'organizzazione, diciamo, quasi piramidale. Infatti, al vertice, quindi andiamo alla slide successiva, vi è l'organizzazione Direzione Centrale del Lavoro che opera a Roma, è costituita anche di diverse direzioni. Io dal 2018
nei 20 dall'estate 2020 sono distaccata presso la Direzione Centrale Tutela, Sicurezza e Vigilanza del Lavoro, che è quella che proprio è occupata e si sta occupando delle task force e degli interventi multiagenzia a contrasto del caporalato. La direzione collabora anche con il gruppo Carabinieri. Noi vedremo che poi nei territori questa articolazione è molto efficace perché combina insieme i funzionari civili e funzionari cosiddetti militari con le competenze anche allargate che a questi competono. E quindi l'ispettorato ha una sua organizzazione, un suo direttore, un direttore generale, ha un suo consiglio di amministrazione, un collegio di revisori. E come vedete anche nella slide successiva, in questi organismi vi è sempre la presenza di componenti INPS e INAIL del Ministero del Lavoro, che rappresentano un po' il punto focale delle decisioni. Per quanto riguarda le attività ispettive sotto l'aspetto proprio funzionale, la programmazione delle vigilanze viene in qualche modo impartita dal centro. Tutti gli anni vengono diramate alcune note di programmazione su tutti i territori. Negli ultimi anni la questione del caporalato è diventata centrale, tant'è che se avrete occasione di vedere le programmazioni degli anni passati, anche in quella di quest'anno, per il 2021, tra le tematiche più salienti e tra i compiti anche più importanti assegnati agli ispettori è proprio questo contrasto al lavoro nero, ma anche al grave sfruttamento lavorativo, che in Italia presenta indici ancora molto allarmanti. Nell'ambito di queste attività poi vi è un coordinamento delle vigilanze. Come dicevo, la componente INPS e INAIL consente all'ispettorato di avere una visione molto più allargata delle posizioni lavorative. E quindi l'aspetto programmatico anche sotto queste funzioni è importante. Noi vedremo che a livello pratico lo sfruttamento lavorativo talvolta è anche agganciato a fenomeni di elusione fiscale, previdenziale e assicurativa. A livello centrale poi vengono emanate alcune circolari. Quella che più è di interesse per la materia di oggi è proprio la circolare 5 del 2019 che ha fornito ai territori alcune indicazioni precise sulle modalità di azione di contrasto a questo grave fenomeno. E così anche sotto l'aspetto della formazione, la direzione centrale si è occupata proprio negli ultimi anni di fornire, attraverso anche il supporto di magistrati e di esperti del settore, alcune indicazioni precise. Come vedete, quindi non è sufficiente l'aspetto programmatico, è necessario anche un aspetto formativo e poi un'attuazione operativa. E tutte queste attività sono poi abbinate anche a una serie di iniziative di prevenzione e di promozione. Sempre più si avverte la necessità di agire sui territori anche presentando i lavoratori o attraverso i canali di vario genere, quindi attraverso i sindacati, attraverso gli operatori, quelle che sono le tutele a cui hanno diritto e anche le modalità di denuncia in caso di violazione di queste tutele. E a livello territoriale, che è quello che a voi forse più interessa, è che questa struttura centrale poi si dipana in tutti gli ambiti provinciali. Esiste un ufficio dell'Ispettorato del Lavoro in ogni capoluogo di provincia e questa è una caratteristica molto importante di questa amministrazione perché effettivamente costituisce un presidio in tutti gli ambiti territoriali. Noi vedremo che durante il periodo della pandemia questa distribuzione capillare è un po' saltata rispetto ai canoni tradizionali, quindi c'è stata difficoltà di accedere agli uffici dovuti proprio al distanziamento e quant'altro. Ma è la presenza di ispettori nel luogo, e quindi nel capoluogo di provincia, poi con una competenza anche mobile, diciamo, ha garantito comunque un contatto per le potenziali vittime, per i lavoratori e anche per la formulazione di eventuali denunce. Quindi i quattro ispettorati interregionali che sono qui rappresentati da questi quattro colori, nord-est, nord-ovest, centro e sud, coordinano poi tutti gli ispettorati territoriali, i 74 ispettorati territoriali presenti in tutti i territori. Vi sono due regioni bianche, cioè il Trentino Alto Adige e la Sicilia, perché fuoriescono dal coordinamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Hanno una propria gestione cosiddetta autonoma, anche se va detto che i rapporti poi di collaborazione sono di fatto sempre garantiti.
Sotto l'aspetto poi delle verifiche, l'ispettore del lavoro, quindi la struttura, ha alcune mission istituzionali, quindi l'osservanza delle norme lavorative, quindi le tutele che sono stabilite proprio dal legislatore, l'applicazione dei contratti collettivi. Molti di voi sapranno che molta della disciplina, lavoristica è contenuta proprio nei contratti di categoria, quindi anche la durata, oraria settimanale. Così anche il calcolo degli straordinari, la flessibilità e quindi l'utilizzo di strumenti come i contratti intermittenti e quant'altro, non sono disciplinati in modo uniforme su una legge, ma hanno delle specialità, delle peculiarità proprio dettate dai contratti collettivi. E questo aspetto non è così irrilevante nella materia che noi oggi affrontiamo, perché noi vedremo che proprio uno degli sistemi di sfruttamento è legato proprio alla mancata applicazione dei contratti collettivi, cioè i datori di lavoro ricorrono ad altri contratti, a dei contratti cosiddetti pirata, quindi che esulano dalle norme standard. Oppure appunto qualificano i lavoratori secondo un mansionario che non è proprio quello dell'attività a cui svolgono. Penso a tanti settori anche della metallurgia, ma anche del tessile, dove i lavoratori svolgono mansioni anche molto complesse e molto delicate, ma vengono qualificati a livelli lavorativi inferiori e questo per una corresponsione retributiva minore rispetto a quella dovuta. E poi appunto un altro aspetto legato alla mission istituzionale, quella proprio di verificare l'osservanza degli obblighi previdenziali e assicurativi. Molte delle aziende che ricorrono appunto allo sfruttamento lavorativo non solo retribuiscono male i nostri lavoratori, ma anche non provvedono a versare i contributi oppure li assicurano, se lo fanno, con parametri inferiori rispetto a quello che è il rischio. Molti lavoratori sono addirittura in nero e quindi in caso di infortunio devono anche affrontare questo aspetto legato appunto a una mancata copertura assicurativa che viene garantita dallo Stato, ma non ovviamente attraverso i canoni classici del contratto di lavoro. E tra i principali ambiti di intervento abbiamo noi indicato come primo punto il lavoro sommerso irregolare, che è un po' l'apice molto spesso del lavoro sfruttato. Molti dei lavoratori che denunciano la mancata regolarizzazione dei contratti di lavoro approcciano l'ispettorato proprio per lamentare la mancanza di un contratto e il loro approccio non è direttamente sempre indirizzato allo sfruttamento lavorativo. Dal dialogo, anche attraverso gli operatori e mediatori culturali, è possibile far emergere quegli indicatori dello sfruttamento lavorativo che in apparenza non sono evidenti. Il lavoro sommerso, quindi un mancato contratto di lavoro, spesso proprio porta ad aprire altri tasselli di indagine. Così pure appunto il distacco transnazionale, molti dei lavoratori appunto sfruttati provengono da paesi in cui le condizioni salariali sono più negative rispetto a quelle attuate in Italia e attraverso un finto distacco transnazionale i nostri datori di lavoro opera il cosiddetto dumping sociale, cioè non pagano quanto dovuto. Così pure tra le mission dell'ispettorato vi è la tutela dei lavoratori vulnerabili, pensate anche alle donne in stato di gravidanza, che si rivolgono ai nostri uffici per chiedere l'autorizzazione per essere esentati da attività che sono inidonee alla condizione fisica in cui si trovano in quel momento. Quindi gli ambiti di operatività sono molteplici e toccano un po' tutta la carriera lavorativa della nostra utenza. Un altro aspetto interessante e che è stato molto discusso anche negli organi di stampa l'anno scorso, quando è esplosa l'emergenza pandemia, è legato proprio all'aspetto sanitario. L'Ispettorato del Lavoro si occupa di salute e sicurezza, ma in determinati ambiti individuati dal legislatore. Pensiamo all'edilizia, quindi alle costruzioni, alle ferrovie. Gli ambiti che qui trovate indicati sono molto limitati, gran parte della competenza spetta alle ASL. Però a partire dall'anno scorso gli ispettori del lavoro sono stati coinvolti in molte task force organizzate dalla prefettura proprio per effettuare vigilanza in materia Covid, cioè per verificare se le aziende adottano tutte le misure di tutela e di protezione
per scongiurare il diffondersi della pandemia nei luoghi di lavoro e quindi evitare i cosiddetti focolai. E gli ispettori del lavoro sono scesi in campo, quindi potenziando questo aspetto legato proprio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Un altro aspetto che voi avrete già sentito dai precedenti relatori come rilevante in tema di sfruttamento lavorativo, e poi vedremo anche per quali motivi. Molte delle attività poi vengono concertate in commissioni, quindi nei diversi livelli di intervento, a livello centrale ma a livello anche periferico, moltissime attività sono organizzate attraverso commissioni di pianificazione di organizzazione. Questo perché diventa sempre più rilevante pianificare le proprie attività attraverso un'attività di intelligence e non intervenire sui territori a vista con interventi sporadici. Quindi a monte moltissime attività sono proprio il frutto di una pianificazione dell'individuazione di determinati obiettivi. Nella slide successiva, appunto, vedrete poi praticamente in cosa si esplicano questi compiti dell'ispettore. Uno degli aspetti più rilevanti è legato proprio all'accesso ispettivo. L'ispettore, come attività quotidiana, possiamo dire, fa accessi nelle aziende. Il Covid appunto ha molto limitato questa funzione, soprattutto nel primo periodo del lockdown, perché c'era il problema che era diffuso per tutti di approvvigionamento di DPI, mascherine e quant'altro. Quindi si è avuta la necessità, ma questo ha riguardato anche l'aspetto sanitario, pensiamo agli ospedali che non avevano i gel o quant'altro. Quindi anche la pubblica amministrazione ha dovuto affrontare questo aspetto e noi come in primis cercare di capire quali erano i DPI più idonei per poter attrezzare gli ispettori di fronte a un pericolo legato proprio a un agente estraneo fino a quel momento. Tra le attività, quindi c'è l'accesso nell'azienda, l'accesso ispettivo, e quello diventa un luogo fondamentale di contatto con le potenziali vittime di sfruttamento lavorativo. È il primo approccio, possiamo dire, quello nel quale proprio l'ispettore è chiamato a mettere in campo tutte le iniziative possibili per poter interloquire con la vittima. E per l'esperienza poi che potremmo dire nel Nord-Est, è uno dei luoghi in cui noi anche portiamo gli operatori per aiutarci ancora più efficacemente a parlare con le vittime, a utilizzare il loro linguaggio e a creare l'empatia che è un po' l'humus per potenziali denunce di sfruttamento lavorativo. Tra le attività comunque importanti, come dicevo prima, vi è quella della promozione, poi la tutela dei diritti patrimoniali dei lavoratori. Molti appunto di questi lavoratori, potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, approcciano l'ispettorato o comunque l'istituzione pubblica per lamentare mancate retribuzioni, cioè nel momento in cui si trova in una condizione proprio di disagio anche economico. E questo primo approccio, come dicevo prima, può essere già una prima apertura per scavare sulla vita lavorativa di questi soggetti. Uno degli strumenti che loro viene garantito attraverso l'attività ispettiva è proprio la tutela dei crediti patrimoniali. Vi è un apposito strumento che oggi non abbiamo il tempo di descrivere, che quantifica le retribuzioni non versate e dà al lavoratore, attraverso poi anche avvocati e sindacati, uno strumento per aggredire, diciamo, direttamente il patrimonio del caporale piuttosto che del datore di lavoro. Altra appunto attività, dicevo prima, appunto quelle informative le abbiamo già viste. Qui ho inserito nelle slide che poi vi lasceremo due tra gli ambiti più rilevanti dell'ispettorato: il lavoro nero e poi la sospensione dell'attività lavorativa. Gli ispettori del lavoro sono conosciuti soprattutto proprio per questo aspetto: il lavoro nero, cioè il lavoro non dichiarato, il lavoro sommerso, quello che non passa attraverso contratti o attraverso altre forme di comunicazione alla pubblica amministrazione. Attraverso l'opera dell'ispettorato del lavoro, i lavoratori che denunciano queste situazioni di irregolarità, oppure anche attraverso attività di intelligence dell'ispettorato senza una previa denuncia, possono ottenere effettivamente un contratto di lavoro e quindi tutte quelle garanzie e quelle tutele che non sono possibili senza una formale regolarizzazione. Altro aspetto importante ed efficace del contrasto appunto al lavoro nero, poi vedremo anche, e quindi direttamente anche allo sfruttamento lavorativo, è quello della sospensione dell'attività imprenditoriale. Come
Come dicevo in premessa, l'ambito lavorativo più consueto dell'ispettore è quello dell'accesso ispettivo. Nel momento in cui si riscontra che i lavoratori presenti sono pari o superiore al 20% di quelli occupati, oppure che il datore di lavoro reitera le violazioni in materia di salute e sicurezza, è possibile sospendere l'attività imprenditoriale e disporre che il datore di lavoro regolarizzi queste posizioni. Questo accade in molti casi di sfruttamento lavorativo, proprio quando il datore di lavoro non formalizza con un contratto di lavoro, non adotta le misure di sicurezza. Non sempre si verifica, questo accade, come dicevo prima, nella maggioranza dei casi, ma non è un dato assoluto. Tante volte noi vediamo che i datori di lavoro, così come anche i caporali, invece formalizzano questi contratti, ma con modalità, come dicevo prima, che non sono consone con la legislazione attuale, quindi applicando contratti pirata piuttosto che contratti anche part-time anziché full-time, e quindi attraverso la forma trovano strategie per sfruttare i lavoratori, non pagare i contributi e creare anche un danno proprio allo Stato. Tra gli strumenti più importanti che l'ispettorato sta mettendo in campo è proprio la partecipazione al tavolo del caporalato. Il tavolo del caporalato è stato istituito dal Ministero del Lavoro a partire dal 2018, ma soprattutto l'anno scorso ha dato un grande impulso alle attività di intelligence, alle task force nei territori, e questo è un aspetto molto importante, e ha messo in atto anche un piano triennale. Quindi, quando avrete occasione, vi invito anche ad approfondire questo aspetto, perché ci sono anche molti margini di collaborazione tra le istituzioni e gli aspetti anche legati al sociale e agli operatori che poi intervengono sui territori. E questo tavolo prevede sei gruppi di lavoro. L'ispettorato opera appunto nell'ambito del primo gruppo legato alla prevenzione e alla vigilanza. Oltre agli ispettori del lavoro, in questo gruppo sono presenti componenti della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, IMSS, INE, quindi anche altre istituzioni con le quali si sta cercando proprio di realizzare una collaborazione fattiva, uno scambio di dati, di banche dati soprattutto, per intervenire con più efficacia sui territori. Quindi per non lasciare l'iniziativa agli singoli uffici territoriali, ma coordinare a livello generale interventi più efficaci. Gli stessi territori ci segnalano infatti che i casi di sfruttamento spesso non sono legati a una sola provincia, ma ci sono delle reti proprio di sfruttatori, possiamo dire, che si muovono su tutto il territorio in base alla stagionalità anche della produzione. Quindi questa mobilità deve indurre anche a mettere in atto strategie a largo raggio. Tra le strategie infatti sinergiche del tavolo del caporalato vi è quella della mappatura dei territori dei fabbisogni. Sono già 2 o 3 anni, infatti, ma questo si faceva già anche già prima del tavolo, che la sede centrale chiede ai territori di individuare, in base a alcuni indicatori, in base a alcuni segnali, in base anche alle richieste che vengono dai sindacati, piuttosto che dagli operatori, penso anche ai mediatori che sono sul territorio, chiedono appunto com'è la situazione. Gli ispettori appunto hanno un ambito provinciale di intervento e spesso queste mappature derivano proprio dalle osservazioni e dai suggerimenti che arrivano dagli stakeholders presenti sul territorio. Il tavolo poi prevede anche altre forme di intervento, quindi sensibilizzazione, anche controlli mirati contro il contrasto. Quindi questa sinergia indicata appunto anche nei 4 assi prioritari di azione mi fa capire come sono tutti aspetti che non possono essere scissi. Quindi da una parte la vigilanza, ma anche la prevenzione, la protezione, poi il reinserimento delle vittime, perché voi avete studiato appunto gli articoli 18 piuttosto che l'articolo 22, quindi avrete potuto già misurarvi con questi sistemi anche di tutela dei lavoratori che vanno calati caso per caso, quindi non vi è un istituto, possiamo dire un contenitore unico, ma in base alle situazioni che vengono rappresentate si è chiamati poi a individuare una linea d'azione.
E come vedrete, queste attività, appunto, e quindi tra le varie azioni, non vi è solo l'aspetto repressivo, ma proprio quello della tutela della vittima. Quindi come tutelare questi lavoratori, sia nel caso in cui denuncino lo sfruttatore, sia nel caso in cui emergano da attività di intelligence effettuate direttamente dagli organi di vigilanza. E nel caso poi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a partire proprio, Antonio, se puoi procedere con la slide, dal 2020, diciamo, è sempre più ricorrente nei documenti ufficiali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, quindi vi invito a vedere anche la programmazione, poi a breve usciranno anche i report sull'attività effettuata l'anno scorso, il cosiddetto termine multiagenzia. Un termine che Pina del Comune di Venezia, ma con altri collaboratori, insomma, abbiamo utilizzato in diverse occasioni e che si sta sempre più diffondendo, diciamo, anche nel linguaggio istituzionale. Questo non può che farci piacere. Cos'è questo approccio multiagenzia? L'approccio multiagenzia insomma, detto in soldoni, ma poi avremo occasione anche di spiegarlo meglio, è proprio questa sinergia che si mette in campo tra istituzione, ispettorato, guardia di finanza, carabinieri e operatori, anche mediatori culturali, operatori legati anche alle associazioni che poi sono deputate a tutelare le vittime, le potenziali vittime. Sempre più si avverte l'esigenza di intervenire tutti insieme, ciascuno poi negli ambiti di propria competenza, per garantire al lavoratore sfruttato un'adeguata tutela, non solo giuridica, ma anche poi di reinserimento lavorativo e di protezione verso eventuali forme di aggressione e di minacce che possono derivare dai caporali piuttosto che dagli intermediari legali. E quindi anche l'anno scorso nelle task force effettuate appunto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in quel caso in collaborazione con l'OIM, si è proprio sperimentato questo sistema che era appunto molto già operativo nel Nord-Est e attraverso proprio il dialogo e il contatto creato dagli operatori con le potenziali vittime sono emersi molti casi di sfruttamento lavorativo. Molti lavoratori infatti hanno ricontattato gli ispettori e hanno raccontato la vera versione, la vera situazione in cui si trovavano a lavorare. Perché, come dicevo prima, molto spesso i nostri interventi sono legati agli accessi ispettivi. Negli accessi ispettivi si dà la massima tutela, la massima anche garanzia anche di riservatezza delle informazioni che vengono scambiate tra ispettori e lavoratori. Però è pur sempre vero che la presenza di un datore di lavoro può condizionare anche lo stato psicologico di questi lavoratori. Quindi, grazie ai mediatori, spesso è possibile proprio ricontattare questi lavoratori e sentirli in una sede protetta, dando a loro tutte le garanzie possibili. E quindi nei progetti proprio dell'Ispettorato nazionale, finanziati dai fondi nazionali europei, realizzati l'anno scorso su Prima Alto Caporalato, si sono mossi questi gruppi di task force, quindi costituiti da ispettori del lavoro, carabinieri e anche mediatori culturali. Quindi una collaborazione a 360 gradi. Il progetto in particolare Alto Caporalato che riguarda le regioni del nord e del centro ha avuto un rallentamento rispetto a quello di Supreme proprio dovuto al diffondersi della pandemia, soprattutto ricordate nei primi anni del 2020, nei primi mesi del 2020, il fenomeno sembrava più diffuso nei territori del nord. E quindi non è stato possibile muovere delle task organizzate, mentre al sud invece è stato più fattibile perché anche i casi di contagio erano inferiori. Ma sicuramente, considerato che questi progetti hanno un'annualità che viene rinnovata poi a cadenze specifiche, sicuramente vedranno coinvolti anche i vostri territori e quindi la possibilità in futuro di essere proprio interessati da questi tipi di interventi. Passiamo direttamente, Antonio, alle slide del 603 bis. Io qui volevo dire solamente due cose, anche un po' per
per avviare appunto quella parte più centrale del nostro dialogo, quella legata all'articolo 603 bis. Voi avete già, ho già visto dal materiale che Ilaria mi ha messo a disposizione che l'avete già abbondantemente approfondita questa materia, quella del 603 bis, quindi la riforma del 2016, e anche con avvocati molto esperti anche a tutela delle vittime. Io qui ho messo a confronto i due testi normativi per due aspetti che hanno interessato soprattutto l'attività ispettiva, nel senso che il testo attuale rispetto a quello previgente punisce due condotte, quella del reclutatore, quindi il cosiddetto caporale, e quella del datore di lavoro. L'inserimento di questa seconda figura, quella del datore di lavoro come possibile reo di una condotta di grave sfruttamento lavorativo, ha notevolmente agevolato l'attività degli ispettori. Voi sapete che l'attività di grave sfruttamento lavorativo deve essere necessariamente coordinata tra ispettori e ispettorato del lavoro e Procura della Repubblica. Trattandosi di una fattispecie penale, lo sfogo naturale, diciamo, di queste condotte è dato dalle aule di tribunale. E gli ispettori verbalizzano anche e notificano ai datori di lavoro sanzioni di natura anche amministrativa, perché vedremo che molte delle condotte di sfruttamento lavorativo in realtà sono anche punite con sanzioni di carattere amministrativo. Però di fatto poi la condanna vera e propria del caporale piuttosto che del datore di lavoro avviene da parte dell'autorità giudiziaria. E quindi a monte vi è una stretta collaborazione tra le procure e gli ispettorati del lavoro. E queste attività si basa proprio sulla raccolta di prove. Gli ispettori del lavoro forniscono, per così dire, al procuratore della Repubblica tutti gli elementi per poter poi chiedere appunto il rinvio a giudizio, quindi l'avvio di un dibattimento e poi di una condanna. E aver inserito questi due aspetti già nella norma ha notevolmente agevolato l'attività, già che come spesso accade, gli sfruttatori non sono solamente caporali, ma possono essere anche datori di lavoro che di propria iniziativa, senza l'intermediazione, mettono in atto determinate condotte criminali. Quindi ha allargato la platea degli eventuali soggetti rei di questa condotta e ha facilitato anche l'attività di raccolta di indagini, di elementi da parte dell'ispettore. E infatti, vediamo nella slide successiva che le condotte che vengono evidenziate sono quelle del reclutamento, appunto, e poi quello dell'utilizzazione, assunzione e impiego di manodopera, che possono agire, come dicevamo, insieme cumulativamente o anche disgiuntamento. Di questa norma, che ha del 2016, la 199, che ha modificato l'articolo 603 bis, ha inoltre integrato la norma in modo più specifico di alcuni indicatori che qui ho elencato e poi li troveremo anche negli articoli successivi, che sono un po' la base di azione, diciamo, dell'ispettore del lavoro, quindi la reiterata corresponsione di retribuzioni. E in modo palesemente difforme i contratti collettivi, come dicevamo prima, i contratti collettivi hanno un ruolo rilevante nella nostra attività di indagine, le violazioni, reiterate violazioni sugli orari di lavoro, infatti, che sono peraltro stabiliti anche nei contratti collettivi, e che sono puniti, diciamo, con sanzioni amministrative. Anche saltati riposi, violazioni in materia di salute e sicurezza. Dicevamo che gli ispettori del lavoro hanno competenza, seppure limitata all'edilizia e ad altri settori in tema di salute e sicurezza, e poi la sottoposizione a condizioni alloggettive e quant'altro, che è uno degli indicatori che l'ispettore del lavoro non fa che registrare, non certo non può entrare nel tema degli aspetti alloggettivi, ma sicuramente fornire all'autorità giudiziaria un fascicolo completo anche con dossier fotografici. Agevola l'attività poi del procuratore. E quindi nelle file, nelle slide successive ho riprodotto la norma, che lascio così poi a una vostra lettura perché ho visto appunto che l'avete già affrontata, mentre un altro aspetto che io vorrei accennare con voi è quello relativo all'approfittamento dello stato di bisogno. Sì, ecco, fermiamoci qua. Come dicevo, noi abbiamo visto che appunto alcuni di questi indicatori forniti dall'articolo 603 bis
sono, che non devono appunto necessariamente essere tutti cumulati tra di loro, ma vedrete che il più delle volte nei casi di grave sfruttamento lavorativo ricorrono quasi tutti contestualmente. Sono già di per sé sanzionati da norme che prevedono cosiddette sanzioni amministrative. Cosa determina, cosa fa da scrimine tra un verbale di sanzioni amministrative per mancato rispetto dell'orario di lavoro e un verbale invece di sanzioni amministrative più notizia di reato per grave sfruttamento lavorativo? E di fondo la condotta apparentemente può sembrare la stessa. Ma noi vedremo che in questi casi l'ispettore è ben consapevole che le due realtà che va a denunciare appunto come pubblico funzionario sono differenti. Vi faccio un esempio. Molto spesso noi riscontriamo la violazione degli orari di lavoro nell'ambito della ristorazione, cioè, quindi camerieri che sforano le 4 ore piuttosto che le 5 ore, oppure nel caso anche delle attività di anche grandi supermercati. Nel passato noi facevamo molte attività che erano legate proprio all'orario di lavoro che non veniva rispettato dai commessi dei grandi magazzini. Questo però non di per sé, questa violazione, non, se è così circoscritta, non è indicativa di un grave sfruttamento lavorativo. Quello che connota il grave sfruttamento lavorativo è proprio anche lo stato di bisogno del lavoratore e l'approfittamento da parte del datore o del caporale. I lavoratori sfruttati sono proprio lavoratori che non hanno chance, non hanno alternative, quindi non solo subiscono queste violazioni, quindi l'orario di lavoro piuttosto che di una paga più bassa, ma anche si trovano in condizioni di cosiddetta vulnerabilità che fa sì che accettino queste condizioni senza poter avere altre scelte di lavoro. E quindi anche già nella relazione che accompagnava la riforma del 2016 viene evidenziato questo aspetto, cioè questa libertà di autodeterminazione della vittima che in qualche modo è compressa. La vittima, se non si trova in una situazione di schiavitù, quindi privata proprio della propria libertà anche fisica, dà un proprio assenso consapevole appunto di non avere alternative. Quindi questa sua condizione di vulnerabilità la rende particolarmente fragile rispetto alla condotta del suo sfruttatore. Questi aspetti del grave sfruttamento lavorativo sono quelli che mettono più in crisi, posso dire da ispettore del lavoro, proprio l'attività ispettiva. Molto spesso infatti le vittime non sono così loquaci, nel senso che hanno anche timore verso le pubbliche amministrazioni, se soprattutto provengono da paesi in cui lo Stato agisce sotto forme repressive, oppure temono anche di conseguenze per il proprio stato fisico di tutela. E l'esperienza, che è un po' l'esperienza del Nord-Est, ha qui messo in luce l'importanza dell'aspetto multiagenzia, quindi della collaborazione tra ispettori e operatori. L'operatore, il mediatore, per vocazione, questo lo posso dire, ha molta più facilità nell'approcciare la vittima, forse per la sua formazione culturale, per le esperienze che va a maturare, per il suo pregresso. Nel momento in cui si trova in azione, crea subito un contatto con la vittima ed è in grado di far emergere da parte della vittima proprio questi aspetti che non possono risultare da una mera compilazione di una checklist o di un questionario. Quando il lavoratore si trova di fronte a una domanda secca, una checklist, sei sfruttato o no, non darà mai una risposta veritiera e sincera. Grazie all'ausilio dei mediatori, invece, emergono questi aspetti dello sfruttamento lavorativo. Questi aspetti, appunto, che fanno la differenza e fanno sì che un tribunale possa condannare o meno un datore con tutti gli indicatori che abbiamo visto in precedenza. Così pure anche l'abitualità di questo reato. Non basta, questi elementi noi li possiamo conoscere attraverso la vittima. La vittima è in grado di dire la durata, della situazione in cui si trova. Oggi la tecnologia viene messa a disposizione della procura, quindi molte procure autorizzano intercettazioni e quant'altro, quindi è possibile ricostruire anche temporalmente la condotta criminosa di questi soggetti.
Però il dialogo con la vittima sicuramente mette in evidenza aspetti che non si colgono da intercettazioni telefoniche, perché la vittima è colui che in prima persona sa riferire in base alla propria storia lavorativa. In questi fatti reati la storia lavorativa della vittima diventa cruciale nella scelta anche delle misure repressive da adottare verso appunto il sfruttatore piuttosto che il caporale. E quindi ho riportato poi anche una sentenza sullo stato di bisogno, che magari leggerete in un altro momento perché il tempo scorre, che evidenzia proprio questa situazione di necessità, non necessità in senso proprio giuridico, ma di bisogno in cui la vittima si trova e che deve essere proprio sviluppata di fronte per eventuali contestazioni. Nel tempo noi abbiamo ritenuto che gli elementi concreti dello stato di bisogno possono essere, come indicato nella slide successiva, l'età di questi lavoratori, ma anche lo stato di irregolarità legata alla mancato rilascio di un permesso di soggiorno, oppure le condizioni precarie di questi soggetti, lo stato di gravidanza, la crisi economica. Quindi non è, come dicevo, oggi sempre più non si può dire che la condizione di stato di bisogno è legata solamente a una categoria di soggetti, appunto i soggetti privi di permesso di soggiorno, ma è un po' generalizzato perché la crisi ha un po' livellato le condizioni di vita della popolazione. E questo però, questo stato di bisogno viene richiesto dalle procure. Infatti, in alcuni casi le procure chiedono proprio agli ispettori di approfondire questi aspetti, perché se si danno un po' per scontati nel caso del cosiddetto clandestino, emergono con meno evidenza nel caso dell'italiano. Quasi a dire che l'italiano è una situazione meno bisognosa e quindi spetta agli ispettori sviluppare questi aspetti. Che appunto, come dicevo prima, necessitano un dialogo con la vittima e una profonda conoscenza anche della condizione in cui si viene a trovare. Gli indicatori di prima, appunto, li ho riportati in modo più espresso, ma come dicevo prima, sono molto legati all'attività ispettiva, quindi le retribuzioni, l'analisi dei contratti collettivi, la sproporzione tra quantità e qualità del lavoro prestato, la violazione di orari di lavoro, periodi di riposo settimanale. Tutti aspetti appunto che devono essere in qualche modo evidenziati, e poi la materia di salute e sicurezza, che non è di poco conto. Di seguito ho riportato anche la circolare 5 del 2019, quella che fa un po' da spartiacque, diciamo, nell'attività ispettiva, in quanto appunto se anche l'Ispettorato nazionale ha avvertito la necessità di diffondere ai propri ispettori linee più pregnanti rispetto a quelle del passato. E in questa circolare, se avrete modo di leggerla, non è esaustiva di tutta la materia, sicuramente dovrà essere integrata, infatti contiene anche un allegato di domande che l'ispettore può porre alla vittima sullo stato di bisogno piuttosto che sulle condizioni anche lavorative, che sicuramente andrà rivista nel tempo, grazie anche all'apporto proprio dei mediatori culturali, anche penso all'esperienza del progetto Nave, che continuamente ci segnalano novità, aspetti che dovrebbero essere implementati anche in questa circolare, ma comunque costituisce un punto di partenza perché individua gli elementi costitutivi, lo stretto collegamento con le procure e il superamento anche di un'apparente illegalità. Come dicevo prima, la forma in questi casi è più un sistema di illusione e quindi va superata. E poi anche la valorizzazione dei lavoratori interessati nelle interviste, il loro ruolo fondamentale nel determinare la sussistenza di queste fattispecie. Sul piano tecnico operativo, poi lascio ad Agostino gli aspetti più pratici, perché lui vive proprio il territorio di Torino e quindi anche è una figura istituzionale che per lui può essere anche più facilmente contattabile. Comunque, a livello generale, possiamo dire quello che è stato messo in campo nel Nord-Est, ma che poi insomma, può replicarsi in tutti i territori, comunque si è replicato nei task force, e questa valenza strategica appunto tra le istituzioni, le associazioni e i sindacati, un cambio anche di cultura. Io ricordo questo episodio, nel 2019 abbiamo fatto formazione agli ispettori del
del centro Italia, le Marche, dico le Marche, e ci siamo trovati anche di fronte a situazioni paradossali, in cui anche gli ispettori che non avevano mai approcciato questa materia dello grave sfruttamento lavorativo, perché fino a quel momento si erano dedicati ad altri ambiti, quindi magari al recupero contributivo piuttosto che a violazioni di salute e sicurezza, hanno compreso l'importanza di approcciare questi ambiti con una nuova visione, nel senso che la vittima non è la potenziale vittima, non è solo un soggetto da intervistare, ma quella potenziale vittima ha una serie di aspetti che vanno studiati insieme, sviscerati, che sono fondamentali. Quindi in questo tipo di attività non è sufficiente l'osservazione dell'ispettorato, cioè il suo punto di osservazione, l'analisi del territorio, l'ambito, l'attività di intelligence, ma la vittima diventa proprio protagonista in queste azioni, sia per la sua tutela, ma anche proprio per l'attività degli ispettori. E quindi, e come ripeto, anche nell'esperienza che abbiamo portato nelle Marche, abbiamo capito che il ruolo dei mediatori, degli operatori, in molti casi fa la differenza, cioè consente di avere un approccio con la vittima che è più spontaneo, è più anche immediato e anche di confidenza, nel senso che la vittima si sente anche di poter, parlando magari con un operatore nella propria lingua, di manifestare situazioni di disagio che prima non erano conosciute. Quindi il concetto, come dicevo, di multi agenzie ormai è un po' passato, nel senso che per fortuna è passato anche nei documenti nazionali e anche, posso dirlo, avendo la visione della direzione centrale, anche nei documenti europei. L'Europa chiede alle nostre amministrazioni come si applica in multi agenzia, non perché l'Europa non lo conosca, ma perché probabilmente ha capito il valore aggiunto dell'Italia che effettivamente poi lo mette in campo. Concretamente. E quindi ripeto, uno degli aspetti basilari è proprio questo rapporto di fiducia reciproco con la vittima per ricercare insieme la presenza degli indicatori e arrivare quindi a un'attività a 360 gradi. E i punti di contatto li spiegherà poi Agostino e quindi vi lascio la slide solamente per quanto riguarda appunto questo aspetto della segnalazione delle organizzazioni sindacali, del modello di richiesta di intervento che è presente nel sito istituzionale dell'amministrazione. Mi avvio alla conclusione per dire appunto che tra gli strumenti più efficaci, sicuramente, come dicevo prima, la diffida a regolarizzare i lavoratori. La diffida accertativa sui crediti patrimoniali, il recupero contributivo e l'applicazione anche delle sanzioni in caso di lavoro nero, di lavoro irregolare. E infine anche l'informativa di reato. Tutti un lavoro molto complesso. Questo reato richiede molto, per come si struttura, richiede un'attività molto impegnativa da parte degli organi di vigilanza, ma sicuramente poi il risultato che ne consegue può essere molto soddisfacente, laddove, appunto, dicevo, si può constatare anche la bontà di questi interventi, quindi la tutela delle vittime e anche la loro riemersione e l'avvio verso forme di legalità del lavoro, che non è così scontato, e quindi ecco perché ribadisco per la mia esperienza personale l'importanza di collaborare con la rete antitratta, perché effettivamente completa un quadro che diventa prioritario proprio per la tutela della vittima. Mi fermo qui, poi se c'è la necessità ci scambiamo qualche altra idea, informazione. Lascio la parola ad Agostino. Sì, grazie. Buongiorno, sono il dottor Del Balzo, sono responsabile, coordinatore della vigilanza di Torino. Sì, in effetti la nostra attività è stata ben spiegata dalla collega Lara. Ovviamente io mi seguo più Signor Del l'aspetto. Balzo, scusi, la sentiamo malissimo. Sì, io seguo più vorrei più adesso puntare sull'aspetto operativo, visto che l'aspetto, diciamo, normativo, teorico, è stato ben affrontato e approfondito dalla collega Lara. Io posso evidenziare il problema nostro per quanto riguarda il caporalato, la tratta, il genere, è un problema che è una criticità che avevo già sollevato, manifestato qualche anno fa presso la sede del gruppo Abele durante il primo incontro sul progetto
progetto Anello Forte, cui ero stato invitato insieme a INPS e INAIL. Il primo problema è l'informazione, cioè le notizie. A noi come ispettorato, cioè noi siamo subissate da denunce, delle classiche denunce della persona che ha lavorato in nero, che non viene pagata, ma diciamo siamo nell'ambito della routine, della normalità, non sono denunce che colgono nell'ambito del caporalato. E soprattutto dei lavoratori stranieri sfruttati. Solo raramente ci arriva qualcosa ci arriva dalla commissione rifugiati, talvolta quando loro fanno le audizioni o non so quali sono i meccanismi interni, sentono queste persone, i rifugiati, che magari prestano attività lavorativa. Qualora questa commissione rilevi elementi di criticità nelle dichiarazioni fornite, ci mandano il verbale e noi operiamo su quella base. Qualche attività anticaporalata è stata fatta su segnalazione dei carabinieri, come giustamente ha detto la collega Lara, noi all'interno abbiamo il team, l'ispettorato lavoro dei carabinieri, e loro ovviamente, come hanno un importante punto di raccolta che sono le stazioni dei carabinieri, quindi sul territorio, quindi come informativa. E, diciamo, queste sono, quindi diciamo, quello che a noi servirebbe per essere più incisiva anche proprio in materia di caporalato sono proprio le informazioni, le notizie, da chi le può raccogliere, da chi come le vostre associazioni sono a stretto contatto, a diretto contatto con queste realtà. Ovviamente so benissimo che non è facile, stiamo parlando comunque poi di persone che rischiano la vita, rischiano il mancato rinnovo del permesso di soggiorno e così via. Però sono questi, diciamo, i problemi che per nostro. Questo prima dell'intervento. Durante l'intervento l'altra grossa criticità che limita l'efficacia dell'intervento stesso ovviamente è il problema della lingua. E qui entra in gioco ovviamente il ruolo che dovrebbero avere i mediatori culturali, solo come mediatori culturali ma anche come interpreti. Diciamo, queste sono le due grosse criticità che sento di evidenziare. Cioè, noi qualche intervento abbiamo fatto nel settore dell'assemblaggio qualche anno fa, assemblaggio dei pennarelli, nemmeno tanti anni, forse un paio di anni fa, uno o due anni fa, nella zona di Settimo Torinese, abbiamo fatto proprio una denuncia per caporalato, 603 bis, ed erano lavoratori, in questo caso erano extracomunitari. Così come erano extracomunitari altri lavoratori impiegati nel volantinaggio, un lavoro, un'attività che ci ha impegnato su Torino e su Cuneo, e mentre una grossa attività, un grosso fenomeno di caporalato, ma individuato soprattutto dalla Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Torino, è stata effettuata qui qualche anno fa nel settore della logistica, un grosso consorzio con sede in Torino che occupava in tutta Italia 5-6 mila persone, forniva attività di logistica a grosse imprese, è stata segnalata alla procura come in senso del 603 bis, come caporalato, ma lì parliamo per lo più di lavoratori italiani, per cui è stato fatto decadere il consiglio di amministrazione, nominato un amministratore giudiziario, e poi siamo intervenuti anche noi insieme all'INPS per quanto di nostra competenza. Tenete presente che queste servivano grosse imprese, sia imprese, diciamo, industrie manifatturiere, sia del settore della grande distribuzione, perché la logistica è uno di quei settori, come anche l'agricoltura, che ben si presta al rischio caporalato. Tra l'altro,
ultime notizie della Procura di Milano che hanno, quindi, che ha ritenuto di applicare il 603 bis alle quattro grandi piattaforme digitali dei rider, dimostra come la logistica e i servizi sono un settore che, diciamo, presenta parecchio di questi rischi. Ma ripeto, il primo problema per quanto ci riguarda è che le vostre associazioni potrebbero andare a risolvere il problema delle informazioni, della raccolta delle notizie per un intervento, perché a noi arriva poco come segnalazione, anche da parte delle organizzazioni sindacali, non è che arriva in merito a questi fenomeni di grave sfruttamento, non arriva. Quindi, su oltre un migliaio di denunce, annualmente 1.300 denunce che annualmente ci pervengono, ma siamo nella routine, ma non sono denunce che in linea di massima attengono a fenomeni caporalato. Per cui, ecco, il ruolo delle associazioni. Qualcosa ci viene talvolta segnalato, per esempio, anche dalla prefettura, da quei funzionari che in qualche modo lavorano a contatto con lo sportello unico per l'immigrazione. Quindi ultimamente ci hanno segnalato un caso che potrebbe, che in effetti è interessante, su cui ci stiamo lavorando, anche qui l'utilizzo di piattaforme digitali per il lavaggio auto. Dove nel quale viene utilizzato un lavoratore, in questo caso un lavoratore extracomunitario. Però ripeto, si tratta di informazioni molto sporadiche, e ci sembra strano che arrivi così poco. Che poi a livello di modalità non è che ci siano grossi problemi, ripeto, oltre che il nostro intervento, oltre che col modello così RI online, che si è indicato dalla collega, certo anche scrivere, mandarci a me come associazione, indicare gli elementi che fanno pensare, poi ovviamente gli eventuali approfondimenti è compito nostro, vedere come agire, come organizzare, eventualmente chiedendo anche l'aiuto, e in questo caso dei mediatori, se è opportuno. Però il primo problema sono le informazioni. Questo ambito, il ruolo della vostra associazione potrebbe essere importante, anzi direi fondamentale proprio per l'innesco di un'attività, e non solo nel settore, nell'agricoltura per esempio. L'agricoltura facciamo periodicamente, adesso penso che nei prossimi mesi, gli interventi nella zona, come l'anno scorso, nella zona del Pinerolese e Saluzzese, che sono notoriamente, per quanto riguarda la nostra zona, presentano criticità nel momento della raccolta della frutta, ma nel passato, sempre in quell'area lì, sempre a cavallo tra Torino e Cuneo, il settore della lavorazione della pietra di Lucerna, un altro settore che viene impegnato soprattutto i lavoratori cinesi, anche lì siamo intervenuti perché con situazioni limite. Però ovviamente lì il problema è grosso. Stagionali, però ecco lì un intervento periodico, sarebbe interessante, con l'aiuto dei mediatori culturali, periodicamente si presenta questo problema. Questo è. Adesso magari, se ci sono delle domande, se vorrei capire un po' le vostre perplessità, dubbi, richieste di informazioni. Grazie dottor Del Basso, non so se vale la pena magari di riproiettare le slide di Arampin dove si parlava delle modalità di contatto, perché forse siamo andati un po' veloci su quello e può essere utile ripercorrere, ditemi voi. Sì Antonio, se riesci infatti a recuperare, infatti come diceva benissimo Agostino, tra le ultime slide appunto abbiamo indicato anche questi punti di contatto. Io mi
mi associo a quello che ha detto Agostino, nel senso che appunto un aspetto fondamentale sono proprio le segnalazioni. Chi è nel territorio e quindi ha diretto contatto con i lavoratori è maggiormente a conoscenza di aspetti che riguardano il mondo lavorativo. Quindi pensiamo ai sindacati, alle associazioni sindacali, ma pensiamo appunto anche ai mediatori. In questi casi, cosa può fare il mediatore? Come può interfacciarsi con l'istituzione, in questo caso l'ispettorato del lavoro, e soprattutto a chi rivolgersi? Delle volte capita che le stesse segnalazioni vengano dirottate a più autorità, quindi la Guardia di Finanza, l'INPS, l'INAIL. Questa modalità delle volte non si rivela sempre efficace, nel senso che se la segnalazione viene avviata alla procura, di sicuro la procura attiva tutte le istituzioni competenti in quest'ambito. E chi sono? Sono l'ispettorato, la Guardia di Finanza, i carabinieri, l'INPS e l'INAIL per quanto riguarda gli aspetti di loro competenza. Ma chi, la, in questo caso la segnalazione oltre alla procura potrebbero essere indirizzate direttamente all'ispettorato. E quindi cosa va segnalato in queste dichiarazioni? Quando ero ispettore di turno, cioè, mi ha detto una cosa, che gli uffici dell'ispettorato hanno il cosiddetto ispettore di turno, è un funzionario che a rotazione tiene aperto lo sportello. Lo sportello è, in gergo un po' burocratese, è proprio l'ufficio di raccolta di queste segnalazioni. Quindi durante l'orario di apertura dello sportello il lavoratore piuttosto che l'associazione si presenta. Interagisce con l'ispettore e decide se fare o meno una dichiarazione o se fare una segnalazione. La richiesta di intervento generalmente viene fatta dal lavoratore. Il lavoratore chiede qualcosa per se stesso, quindi denuncia che non ha un contratto, piuttosto che lavora troppe ore, che non gli viene retribuita la retribuzione e quant'altro. Può indicare anche dei testimoni. Va detto che non è sufficiente la sola dichiarazione di un lavoratore per costruire un'accusa. L'ispettore, infatti, deve incrociare questa dichiarazione con quelle di altri lavoratori, di altri testimoni che possono riferire al riguardo. Quando mi è capitato di fare l'ispettore di turno, io ho chiesto ai lavoratori se potevano fornirmi nomi di persone terze. Qualche lavoratore indica il marito, la moglie, il familiare, ma come potete ben capire, questi tipi di testimonianze poi sono molto fragili in giudizio perché sono soggetti che comunque sono interessati al denunciante. Quindi nella denuncia noi cerchiamo di raccogliere queste informazioni, se c'è una busta paga chiediamo anche la busta paga perché ci aiuta a ricostruire attraverso le banche dati il pregresso lavorativo di quel lavoratore, cioè quando è stato assunto, con che contratto è stato assunto, cosa è stato comunicato. Se non c'è un contratto proprio perché non è mai stato regolarizzato il lavoratore, è evidente che non, nelle banche dati istituzionali non troveremo proprio nulla. E quindi la testimonianza di un terzo, oltre a quella del lavoratore, diventa fondamentale. Quindi questa è una prima modalità, una richiesta di intervento che il lavoratore fa per se stesso. In altri casi i lavoratori sono timorosi di denunciare queste situazioni, perché la richiesta di intervento, sebbene l'ispettore non comunichi all'azienda questa situazione, quando c'è lavoro nero noi non tentiamo conciliazioni di nessuna sorte, ma interveniamo in accesso ispettivo. Quindi il lavoratore viene rassicurato sotto questo aspetto che il datore di lavoro non verrà a conoscenza di questa sua denuncia, tuttavia in alcuni casi i lavoratori non, hanno un po' di diffidenza e quindi il consiglio che si può fare è di fare delle segnalazioni, o anche talvolta anche molto dettagliate attraverso i sindacati, oppure fare delle mere segnalazioni che possono arrivare all'ispettorato in tantissime, vie. Alcuni ci chiedono la segnalazione anonima. Ebbene, noi ora stiamo parlando con operatori che lavorano all'interno di associazioni e quindi in un sistema, diciamo, istituzionalizzato. Se dovessimo parlare con dei lavoratori dovremmo utilizzare un altro linguaggio. Ora con voi il linguaggio è il linguaggio istituzionale, quindi non ci dobbiamo porre il problema di inviare o meno una segnalazione anonima. Se voi siete a conoscenza di fatti, riferite i fatti come associazione, come soggetti che sono entrati a contatto con le vittime, anche senza magari elencare tutti i nominativi, ma indicando la circostanza in cui si è realizzato quello sfruttamento, quindi il campo, l'azienda agricola, il datore, se conoscete anche il caporale, che sono elementi importanti per ricostruire poi successivamente tutto il percorso. Quindi,
nel vostro caso appunto vi è questa alternativa, o la richiesta di intervento da parte del lavoratore o la segnalazione che potete fare come associazione. Come diceva Agostino, sono importanti i contenuti di queste informazioni, ma ovviamente non alcuni potranno essere utilizzati, altri eventualmente potranno risultare anche superflui. Ma un'informazione importante è anche solo saper dire quando i lavoratori lavorano, l'orario di lavoro, perché in molti casi è capitato, appunto, pensate anche alle lavorazioni stagionali, che i lavoratori lavorino di notte. È ovvio che l'attività ispettiva è efficace nel momento in cui gli ispettori intervengono sul fatto, quindi possono constatare visivamente quello che sta accadendo. Noi possiamo agire anche sulla carta, nel senso che se un lavoratore ha cessato la propria attività lavorativa, io posso ricostruire il suo percorso anche senza eventualmente trovarlo al lavoro, anzi non sarà proprio possibile. Ma se il lavoratore è ancora in forza, è preferibile coglierli al momento dell'attività lavorativa, perché l'ispettore fotografa la situazione. In quel caso l'ispettore è quasi un test qualificato, tant'è che noi veniamo chiamati poi in giudizio e in tribunale, nelle cause penali, ma anche nelle cause civili, a riferire quello che abbiamo visto, non quello che abbiamo scritto, perché quello che è scritto negli atti fa fede fino a querela di falso, ma quello che abbiamo visto. A me è capitato in casi di sfruttamento lavorativo, magari anche Pina e il progetto Nave lo sa, che noi abbiamo dovuto riferire sulle condizioni anche dei servizi igienici, quindi com'erano. Questi lavoratori potevano usufruire di servizi igienici, avevano a disposizione dei DPI, e questi fatti li può riferire solamente l'ispettore che è andato in ispezione. Quindi l'ispezione diventa proprio il campo di battaglia, diciamo, dell'ispettore. E come diceva Agostino, attraverso però una preistruttoria ricca di particolari si può arrivare anche a pianificare degli interventi molto efficaci. Nel periodo della pandemia noi abbiamo inserito anche il modulo online multilingue nel sito dell'ispettorato per agevolare anche le comunicazioni a distanza. È ovvio che nei casi di lavoratori stranieri è più difficile che questo strumento sia utilizzato con una certa facilità. Pensiamo a chi lavora e non ha a disposizione, non so, una stampante piuttosto che altri strumenti. Cioè, mi rendo conto che stiamo parlando di due livelli che possono presentare difficoltà, però questo ci deve anche spingere a pensare che la pandemia non deve bloccare l'attività dei settori, cioè si può intervenire anche eventualmente con forme online, quindi oppure anche durante gli orari di chiusura dell'ufficio, quando non c'è l'ispettore di turno, però posso comunicare con l'ufficio anche con queste modalità. E poi aggiungo anche, come ha detto Agostino, è importante la lingua. E qui bisognerà nei territori trovare anche delle forme di contatto tra ispettori, ispettorato e operatori, mediatori, appunto, che possono dare da supporto. Nel caso del Nord-Est, noi entravamo in azione proprio con i mediatori, che veramente ci hanno aiutato a risolvere tantissime situazioni, a sbloccare anche proprio dei contesti che sembravano sigillati. Quindi veramente i mediatori hanno potuto creare quel clima di contatto, di comunanza. E il mediatore, tra l'altro, anche accompagnando l'ispettore, può dare anche delle informazioni, passare delle informazioni che anche ufficiose, nel senso che il mediatore può dire chi contattare anche nel numero antitratta, altri aspetti. L'ispettore che è in ispezione non ha segnali evidenti di sfruttamento lavorativo, ma intuisce che la situazione è di un certo tipo, certo non si metterà a parlare della rete antitratta di fronte agli altri lavoratori, al contesto lavorativo. Ma il mediatore che lo affianca potrà cogliere i momenti in cui avvicinare un lavoratore, cercare appunto di creare un contatto o fargli qualche domanda che sia al di là, che non siano solamente domande formali, burocratiche, al di là, ma che crei anche una forma di comunicazione per un contatto successivo. E quindi questo aspetto per noi è stato fondamentale. Come è stato fondamentale, nel Nord-Est creare rete.
Quindi i mediatori di Padova, io almeno questo, io ho girato in 3 province e ho potuto vedere che alla fine è un po' il metodo che utilizzavamo era quello, cioè il mediatore di Padova era collegato col mediatore di Venezia, quello di Venezia è collegato col mediatore di Rovigo. Non si opera mai in questi ambiti proprio a compartimenti stagni, avere quindi magari anche un coordinamento. Non so, io penso nel Veneto c'è una sorta di coordinamento regionale realizzato nel progetto nave, però poi i sistemi si organizzano in base anche alla propria progettualità. Però sapere che nel momento in cui io lavoro a Padova, comunque ho dei mediatori di Padova, ma anche un riferimento a Venezia, perché è legato al comune di Venezia. Quando sono stata a Rovigo, ho avuto riferimento con i mediatori di Rovigo, ma avevo anche riferimento con i mediatori del progetto nave. Qui Pina potrà essere più chiara anche nei prossimi interventi. Questo sicuramente ha contribuito a scambiarci informazioni. Per esempio, il mediatore di Padova sapeva che il lavoratore si spostava anche sul territorio di Rovigo. E quindi tra ispettorati ci siamo coordinati sotto questo aspetto. Quindi la rete, dal mio punto di vista, non deve mai essere limitata al proprio ambito territoriale. Anche noi ispettori del lavoro abbiamo capito che lo scambio di informazioni intraprovinciali, interregionali sono efficaci. E, come diceva il caporale, ha il massimo interesse di occupare i suoi lavoratori in tutti i siti lavorativi della regione e anche oltre regione. E talvolta, molto spesso, occupa proprio quei lavoratori oltre ragione se ritiene che in quell'altro ambito territoriale ci sono delle condizioni più favorevoli. Io penso ai casi di Forlì, alcuni lavoratori di Forlì provenivano dal Veneto, perché in quel caso appunto si sfruttavano alcuni meccanismi dei contratti integrativi collettivi che sembravano più favorevoli nel territorio di Forlì. Quindi, questo aspetto delle informazioni, come diceva Agostino, non va sottovalutato. L'ispettore, l'ispettorato opera tantissimo su richieste di intervento di tantissimi lavoratori, soprattutto con la crisi, tantissimi hanno denunciato mancanze salariali, condizioni anche proprio di retribuzione non versata e così anche con i contributi. È ovvio che quindi nel selezionare tutte vanno risposte, ma nel selezionare la priorità, se in queste segnalazioni viene dato qualche elemento in più, l'attività diventa poi anche più efficace. Ditemi voi se avete qualcosa da chiedere, se no noi possiamo ancora aggiungere altre cose. Io non vi vedo più. Allora, c'è già una domanda e una mano alzata, però appunto volevamo chiedere a Pina, visto che è stata tirata in causa più volte, se voleva fare integrazioni, esempi anche proprio di raccordo tra enti e ispettorato. Insomma, lascerei un attimo la parola a Pina e poi passiamo alle domande. Se ci sono altre domande, potete anche scriverle in chat, così poi le poniamo tutte insieme. Grazie Ilaria. Beh, intanto ringrazio Lara per la stima che lei sa perfettamente che corrisposta. Volevo fare due precisazioni. Allora, intanto il progetto Nave, ma anche prima del Nave, era un progetto regionale ed è un progetto regionale, per cui c'è un capofila che è il Comune di Venezia e poi ci sono praticamente tutti dei soggetti attuatori sui territori, su tutti i territori che citava Lara. E diciamo, rispetto all'area che cura l'emersione, l'area si chiama Unità di crisi e di valutazione. Quell'area ha una referente, per cui, come dire, è chiaro che si è creato un osservatorio. È più facile creare un osservatorio quando, diciamo, un servizio è centralizzato. Rispetto alla mediazione, ecco, la mediazione nei nostri progetti è proprio fa parte dell'equipe, cioè non abbiamo mediatori a spot, sono mediatori che fanno parte dell'equipe, per cui voglio dire. Tutto quello che viene ragionato, tutto quello che viene rimaneggiato rispetto alle esperienze, anche le cose che non funzionano, vengono fatte insieme ai mediatori linguistico-culturali, che sono preziosissimi per noi, perché altrimenti non si riuscirebbe a fare il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. Ci si muove sempre insieme, cioè Lara lo sa che negli accessi dove noi venivamo chiamati, insomma, dall'ispettorato, dal NIL e dalla Guardia di Finanza, erano tanti soggetti che ci, come dire, sollecitavano rispetto agli accessi che venivano programmati, quindi anche la mattina presto piuttosto che la sera tardi, e quindi si lavorava insieme.
L'accesso avveniva sempre con un operatore e il mediatore, anche perché il mediatore non va mai lasciato da solo, a nostro avviso, almeno nel nostro sistema il mediatore ha un ruolo che va anche tutelato, ok? E è vero che molto utile era a volte spostare in avanti, diciamo, gli interventi, cioè il fatto di avere per esempio un numero verde nazionale antitratta, che è un numero, come dire, gratuito, anonimo, dove rispondono operatori 24 ore su 24 e anche in tutte le lingue possibili, ci aiutava perché molto, a volte serviva, era molto di aiuto lasciare un piccolo numero di solito un adesivo, no? Anche di nascosto, per dire al lavoratore in difficoltà. E tante volte la richiesta d'aiuto è venuta in un secondo momento, cioè quando non eravamo all'interno, diciamo, della zona dell'accesso ispettivo. E questo è stato sicuro, per me è una buona prassi, no? Il fatto di avere del materiale. Io mi ricordo che nei laboratori cinesi abbiamo fatto addirittura dei workshop dentro i Sì. Il laboratori, perché quello è stato proprio, secondo me, come dire, top. il top, Lì. perché riuscire a fare quel tipo di lavoro strutturato con un volantino semplicissimo, perché Lara, tu ti ricordi che la parola Sì. sfruttamento all'inizio non era neanche capita dai cittadini cinesi, cioè abbiamo Era scoperto. intraducibile. Era intraducibile, perché io oggi, tra l'altro, in preparazione di questo tuo intervento, mi sono andata a guardare il piano nazionale antitratta, scadutissimo, che bisogna rinnovare, però allegato quel piano nazionale noi troviamo le linee guida per gli ispettori che fanno riferimento addirittura al progetto FRED del 2009. Questo per dire quanta strada è stata fatta e quanto le cose che tu dicevi oggi sono assolutamente, come dire, il frutto, no, di quello che è stato fatto, ma soprattutto ci sono cose che tu hai detto che io mi sono appuntata per la prima volta, quindi questo vuol dire che c'è sempre da imparare, non siamo mai arrivati, insomma, da Lo nessuna dici tu, parte. Pina, sono onorata. No, vabbè, è l'esperienza che. Quindi, se proprio spendere due parole su come possono funzionare questi, il multiagenzia, ecco, per noi ha funzionato così. Beh, intanto su una base di fiducia reciproca rispetto praticamente al lavoro che abbiamo fatto insieme e gli aggiustamenti in corsa, perché poi, per dire, quello che ho notato negli incontri precedenti è che c'è tutta questa normativa che è meravigliosa, no? Anche pratica la modifica, però noi che lavoriamo sul campo sappiamo quanto, diciamo, manchi un'armonizzazione. Guarda, mentre voi parlavate, mi è arrivata una mail da un avvocato, che sta facendo ricorso per un cittadino che su Rovigo ci hanno segnalato, che lavorava in una pompa di benzina, vi faccio un esempio pratico, e che, come dire, contestualmente è stato portato in questura ed è stato notificato un'espulsione. Cioè, io dico, sono passati tanti anni, però noi stiamo ancora a combattere rispetto al fatto che manca ancora un'armonizzazione su alcune tematiche. Quindi ben venga, Laura, che ci siano questi tavoli così specifici e così, diciamo, che poi sicuramente si parlano tra di loro, perché secondo me il lavoro da fare è ancora tanto, e anche se tanto si è fatto, e io credo che da allora, no, da quando abbiamo. Io mi ricordo che nel 2014 non si parlava ancora di sfruttamento lavorativo da nessuna parte, e noi abbiamo dedicato una giornata europea contro la tratta allo sfruttamento lavorativo e abbiamo invitato le E giornaliste non di avevamo Presidenza. materiale, Tina, non Non avevamo questo avevamo nulla. materiale. Ecco, Sì. però ecco, questo significa che alla base c'è, se c'è la competenza dei servizi antitratta deve essere alta, cioè nel senso che il servizio antitratta deve avere una competenza per poter, come dire, dialogare con tutti i soggetti che tu, Lara, hai citato, perché sono soggetti che comunque nel loro ambito hanno un'esperienza, cioè sono preparati. Dire che sono preparati nell'ambito dell'immigrazione, no. Cioè, ma neanche la procura talvolta, perché portare tutti gli elementi che cita la normativa, portarli e farli comprendere anche alla procura, ecco, bisogna un attimo maneggiarli. Io mi ricordo che siamo andati tante volte a Rovigo a parlare con i PM, Sì. con Fusaro, con te, siamo andati con i PM, siamo andati a spiegare che cos'era il nostro sistema, che cosa potevamo fare, anche perché spesso capitava che si faceva un ottimo lavoro, cioè gli inquirenti facevano un ottimo lavoro e poi al processo i ragazzi, le persone non arrivavano.
E quindi tutto il lavoro che si faceva veniva vanificato. Quindi, ecco, se proprio, adesso non voglio spoilerare il nostro intervento della prossima volta, però, ecco, queste due cose le volevo dire in contemporanea al vostro intervento, tu e l'intervento appunto del Sì. dottore di Torino, Io che è importante istruire le pratiche, cioè per quello che il servizio antitratta può fare è fondamentale, però è anche importante il modello di intervento. Cioè può essere che noi veniamo anche chiamati dall'ispettorato per alcuni interventi, non è eterodiretto, diciamo, il rapporto, può essere assolutamente a doppio senso e questo ci ha insegnato che insomma ci si conosce meglio sul campo, si fanno degli errori a volte, ma sì, assolutamente si ripara, ma ecco, io non lo vedo come un lavoro a senso unico, lo vedo piuttosto come un lavoro dove ci si può incontrare. Con il NIL abbiamo lavorato tantissimo, ma sin dall'inizio, adesso c'è questa nuova organizzazione, io mi rifaccio un po' alla vecchia e i famosi civili e non civili, anche banalmente nella richiesta del nulla osta l'autorità giudiziaria, è stato utile farlo insieme a voi, perché nella Sì. vostra informativa a volte, come è accaduto quest'ultima volta a Rovigo, già contemplata la richiesta del nulla osta e quello ci ha facilitato molto la vita. Quindi, Sì. ripeto, va, poi multiagenzia va allargato, perché adesso, per esempio, nel lavoro con gli avvocati penso che sono una nuova frontiera. Cioè, le multiagenzie, gli avvocati ci sono e ci devono essere e quella volta noi non l'avevamo valutata. Invece io, insomma, sempre più spesso, soprattutto con l'entrata, diciamo, dei richiedenti asilo in questa, in questo alveo, che allora di richiedenti asilo ce n'erano pochi quando noi abbiamo cominciato, no? Sì, cominciavamo a trovare delle persone che Sì, ma erano non erano regolari, la massa come ma non adesso. come in questo momento. Sì. Quindi, secondo me, mai scambiare una parte per il tutto. Cioè, non sono tutti richiedenti asilo, non lo erano allora, non lo sono adesso, però adesso c'è questa problematica in più. Cioè, nel senso che spesso queste persone sono portatrici di altre vulnerabilità, proprio diverse, e quindi il lavoro del legale diventa importante. Ecco perché noi come progetto nave ci siamo dotati all'interno proprio dell'equipe di due operatori sociolegali, che sono un po' il tramite, no? Perché spessissimo gli operatori, i nostri operatori hanno bisogno di informazioni legali aggiornate e che siano, come dire, tutelanti e poi sapere anche quando interpellare gli avvocati e come rapportarsi con le procure, fondamentalmente. Sì, No, mi fermo posso qui dire perché una cosa? sbaglio. Sì, ma voglio dire una cosa perché, guarda, Pina, siamo complementari nel senso che quello che hai detto tu l'avrei voluto dire io. Vedi che allora di multiagenzia funziona. Quasi Ma telepatia, allora. sì, no, ma poi lasciamo anche spazio, voglio lasciare spazio, però quello che dice Pina è fondamentale, nel senso che se voi pensate all'ispettorato, noi fino anche qualche tempo fa, tranne appunto a queste esperienze territoriali, eravamo considerati soprattutto un organo di vigilanza, un organo, e lo siamo tuttora, vigilanza, repressione, quindi votato soprattutto l'aspetto sanzionatorio. Cambiare prospettiva e quindi accompagnare l'aspetto sanzionatorio anche la tutela delle vittime non è un passo facile, nel senso che tutto il personale ispettivo si deve orientare anche verso questa seconda proiezione. Perché voi pensate che il primo problema che ci siamo posti e che il numero verde e PINA e tutti gli operatori ci hanno aiutato ad affrontare è cosa fare di questi lavoratori? Perché nel momento in cui io stimolo la richiesta di intervento o sollecito la formulazione di denuncia e quant'altro, quindi metto per iscritto e da lì faccio un verbale, poi cosa sarà di queste persone? E loro ci hanno aiutato a capire l'oltre, cioè che queste persone possono entrare in un piano di tutela e quindi avere il permesso di soggiorno e ci siamo attivati con Pina e tutti gli operatori per andare presso le procure, che non era tra i nostri compiti istituzionali, scritti sulla carta, andare in procura e parlare di un permesso di soggiorno. Noi eravamo anche ignoranti sotto questo aspetto, parlo per me di questi dettagli procedurali del permesso di soggiorno, però lavorare con loro, con il numero verde, quindi con gli operatori del progetto nave, ci ha aperto quest'altra prospettiva. Quando loro nel 2014 ci hanno illustrato questi casi di lavoratori che avevano aderito a un programma e quindi ripreso una nuova esistenza, per noi è stato fondamentale, è stato proprio un'apertura. Questo ti dà forza anche per continuare, quindi non solo a punire appunto il caporale piuttosto che i datori di lavoro, ma anche ad avere un contatto sempre più forte anche con le vittime.
Cioè, l'ispettore, come dicevo prima, il suo compito si può limitare alle sanzioni. Segnala, la procura fa le sanzioni, ma c'è quell'oltre che va fatto insieme. E quindi, come dice Pina, con delle correzioni, con delle integrazioni, come diceva adesso anche lei con gli avvocati, perché anche io mi rendo conto che la materia è sempre più articolata. È sempre più articolata, quindi anche nel ricostruire i prospetti di lavoro di questi lavoratori ci rendiamo conto che c'è tutto un mondo che richiede anche l'aiuto degli avvocati. Come dicevo, noi emettiamo i decreti, le diffide accertative. La diffida accertativa è un pezzo di carta, io lo do al lavoratore e non mangio la diffida con il mio pezzo di carta. Serve un avvocato che traduca quel pezzo di carta in denaro. Delle volte da noi vengono dei lavoratori chiedendo come posso fare? E io posso dare un pezzo di carta, però se il mio pezzo di carta è unito a una fase successiva di collaborazione, si traduce in una spesa, in un prodotto. Quindi sembrano cose banali, poi a questi lavoratori noi dobbiamo dare una risposta. Quindi ben venga quello che ha detto Pina. Benissimo. Grazie. Vi porrei una delle domande che è arrivata in chat. Come ci si muove nell'eventualità in cui non vi siano altri lavoratori da citare come testimoni? Mi riferisco ad esempio allo sfruttamento nel lavoro domestico. Ah, essenzialmente nel lavoro domestico è un settore particolarmente complesso, proprio perché è un'attività che si svolge all'interno di un domicilio, al quale peraltro non possiamo accedere, almeno noi come civili. Anche lì sono, innanzitutto, ecco, un punto fondamentale, è necessario non far trascorrere troppo tempo, cioè noi vediamo, almeno io vedo dalle denunce che ci pervengono nel lavoro domestico. Molte volte sono denunce che riguardano rapporti cessati, magari anche cessati parecchio tempo prima. Ovviamente lì diventa, o ci sono veramente prove incontestabili o opinabili, oppure diventa veramente molto difficile. Diciamo che poi se si trovano degli elementi effettivamente sufficienti, altrimenti facilmente si deve andare poi in giudizio. Giudizio si viene messe chiaramente sotto giuramento dal giudice. Ecco, l'unico consiglio che mi sento di dare è di non far trascorrere tempo, possibilmente farlo mentre il rapporto di lavoro è in corso, altrimenti diventa difficile sia per la parte retributiva e a maggior ragione per la parte. Questo è, diciamo, l'unico, questo è il vero consiglio, non far trascorrere troppo tempo e contestarlo mentre il rapporto di lavoro è ancora in corso, altrimenti diventa difficile. Grazie mille. E lascerei poi la parola a Cristina Carosi, ho alzato la mano. No, non abbiamo alzato. Se risulta alzata è un errore. Ah, ok, perfetto. Niente. Qualche altra domanda? Dubbio? Claudia, scusami, posso aggiungere solo una cosa? Adesso mi scateno. In realtà, dalle slide emergeva che appunto rispetto al tavolo sul caporalato. Ci sono vari soggetti chiaramente che sono presenti. Immagino, ma questa è una domanda, che ci sia anche il Dipartimento per le Pari Opportunità. È presente il Dipartimento? No, Pina, mi senti? Sì. No, credo che sia una delle prossime azioni che porranno in essere, nel senso che si è avvertita questa necessità di coinvolgere anche il Dipartimento delle Pari Opportunità. Il Dipartimento delle Pari Opportunità ha un suo tavolo sullo sfruttamento lavorativo, sulla tratta, ma non è presente a questo. E ti dirò, io ho assistito a alcune riunioni proprio di questi gruppi di lavoro e in più occasioni è stata evidenziata questa necessità di integrare il tavolo con questa presenza. Sì. E per me è una presenza fondamentale pensare all'antitratta in questo tavolo, sì, in questa rete, in questa situazione, sì.
Sì, almeno nei gruppi di ringrazio. lavoro è un tavolo che ha molte competenze. Pensate, c'è tutto il problema del servizio dei centri per l'impiego che qui non abbiamo affrontato, quindi quello dell'intermediazione del lavoro, che ovviamente non è una competenza ispettiva, però di riflesso ha anche delle cadute, quindi tutta l'intermediazione. Noi nel momento in cui l'intermediazione pubblica ha ceduto il passo a quella del privato, noi ci troviamo con tantissime agenzie che ottengono magari riconoscimenti formali perché hanno anche dei buoni consulenti che predispongono delle buone procedure, poi di fatto sono anche un veicolo dello sfruttamento lavorativo. Per esempio, il lavoro domestico, molti casi di sfruttamento lavorativo nell'ampio domestico sono stati riscontrati attraverso queste agenzie, e quindi il problema legato proprio all'intermediazione. Quindi sì, non c'è l'antitratta, però appunto come dicevo anche nel lavoro domestico, come diceva giustamente Agostino, noi non possiamo entrare nelle famiglie se non vi è il consenso della famiglia, ecco. E quindi diventa molto difficile poter visionare il luogo di lavoro direttamente. E lì l'attività richiede la raccolta di tutt'altra serie di elementi, quindi se non c'è la testimonianza, in alcuni casi alcune lavoratrici hanno fornito delle pezze di carta firmate, non so, dal titolare. Quindi in questo caso potrebbe essere anche utile, sto pensando adesso, però insomma poi va colta con il beneficio anche dell'esperienza, anche in questo caso. Come diceva Agostino, essere veloci nel segnalare questi fatti, quindi quando il lavoratore è ancora in forza, diciamo, perché è più pregnante l'azione. E poi anche accompagnare il lavoratore, nel senso che se il lavoratore non ha ancora nulla, però l'associazione potrebbe dire nel frattempo trovare dei sistemi, cioè fatti rilasciare qualcosa, fatti scrivere qualcosa, cioè trovare anche dei sistemi. Ecco perché queste segnalazioni non possono mai andare a vuoto. Quando si tratta di lavoratori sfruttati, io ritengo che sia fondamentale l'accompagnamento. Quindi anche l'associazione, in questo caso, è chiamata a fare uno sforzo in più. Quindi ad accompagnare questi lavoratori anche nel formulare le richieste, anche nel trovare delle strategie, eventualmente con l'ispettorato. Perché la situazione di sfruttamento non è una situazione ordinaria, quindi di mancata retribuzione e altro, ma c'è molto di più, c'è la base, è una situazione molto più complessa. Ecco. Quindi anche studiare delle strategie con le associazioni secondo me è molto utile, come abbiamo fatto anche in alcuni casi, anche con la rete, per esempio, Antitratta di Venezia. In alcuni casi siamo intervenuti insieme negli accessi ispettivi. E quindi anche come diceva Pina, si sono create delle situazioni paradossali in cui c'è stata l'opportunità proprio di fare attività prevenzionistica in sede ispettiva da parte degli operatori. Sono stati così bravi che mentre noi prendevamo le dichiarazioni, loro nel frattempo parlavano con i lavoratori in tutta un'attività promozionale. Ma ci sono dei casi in cui noi li abbiamo chiamati successivamente perché abbiamo avvertito la situazione, non l'avevamo percepita all'inizio, quindi come un'attività di sfruttamento lavorativo. Abbiamo percepito successivamente e abbiamo trovato la strategia di chiamare i mediatori, magari una caserma, trovare un sistema di spostare i lavoratori dal luogo di lavoro alla caserma e quindi creargli un ambiente più protetto. Perché le condizioni si devono anche un po' improvvisare in base al caso, quindi è utile l'esperienza, lo scambio di tecniche anche, ma è utile anche poi un po' cimentarsi su questo tipo di attività. Quindi tante volte Pino, se tu è presente, funzionano magari anche gli operatori, cioè nell'ambito dell'accesso ispettivo ci troviamo anche ad avere l'ostacolo sia del datore di lavoro, che non vedi di buon grado, tanto più se è un criminale, la nostra presenza, e poi i lavoratori che vivono proprio situazioni di forte timore. Quindi, e poi ricordiamoci che all'interno dei lavoratori molto spesso si camuffa anche quello che può essere l'intermediario piuttosto che il caporale. Quindi anche sapere attraverso l'operatore, per esempio il mediatore comprende, riesce a capire anche la lingua, può dirci attenzione, segnalare un caporale piuttosto che un altro lavoratore. In alcuni casi noi, nel momento in cui abbiamo capito che c'era il tutto, cioè che c'era un riferimento del datore di lavoro, abbiamo cercato di isolare quel soggetto per non metterlo assieme agli sfruttati. Non aveva senso parlare di
di immersione e di piano di immersione appunto con la presenza poi del referente, del datore di lavoro. Quindi queste sono l'esperienza che noi possiamo portare, l'esperienza che si è misurata proprio sul campo. Quindi prima di tutto, a mio parere, è proprio importante organizzarsi, come diceva Pina, secondo proprio una struttura solida, quindi, e poi rapportarsi con l'ispettorato. Come diceva Agostino, se nell'arco di un anno non arrivano tot di denunce, questo mi fa pensare. Quindi dobbiamo anche essere noi, insomma, quindi anche gli operatori, vi chiedo questo tipo di collaborazione, cioè di dare un supporto alle istituzioni anche sotto questo aspetto. Anche perché poi questa è la fase iniziale, poi ci sarà tutta la fase con la procura. La procura ha un ruolo fondamentale in questa attività, perché noi ci siamo accorti anche nel tempo, e questa è stata un po' l'evoluzione di questa esperienza, che mentre all'inizio noi confezionavamo queste notizie di reato, con l'aiuto appunto sempre dei mediatori, ma comunque realizzavamo tutta il fascicolo e inviavamo alla procura un fascicolo che per noi era completo. Oggi spesso le procure vogliono essere protagonisti di questa attività e ben venga, dal momento che hanno a disposizione anche più strumenti rispetto a quello che è la mera attività di vigilanza. Quindi in molti casi noi abbiamo visto che adesso le procure scrivono linee operative, danno indicazioni, predispongono anche delle brochure su quali comportamenti vanno individuati piuttosto che altri. E quindi oggi l'ispettore molto spesso si rapporta con la procura non nella fase finale, ma nella fase iniziale, che secondo me è anche quella più efficace, perché talvolta noi ci siamo trovati quasi scollegati dalla procura. Quando noi mandavamo i fascicoli, poi dopo anni venivamo chiamati a testimoniare, le domande sembravano quasi domande contro piuttosto che a favore. Invece, perché non si cammina insieme? Invece, nel momento in cui la procura che ti coinvolge, ti dà le direttive, ti coordina, ti fa fare tutta una serie di attività, anche con gli strumenti delle intercettazioni piuttosto che di pedinamenti, poi anche il ruolo che l'ispettore gioca come testimone in un processo, in un procedimento, è diverso. E quindi. Volevo aggiungere in merito al discorso del lavoro domestico, almeno per quanto mi riguarda, la mia esperienza, diciamo, più che lavoro domestico, diciamo, che il vero settore dove si manifesta, diciamo, si manifestano segnali di vero e proprio sfruttamento attraverso anche il sottoinquadramento, una diversa qualificazione del personale, è quello del badantato, quindi del settore delle badanti, ma soprattutto delle badanti che di fatto vengono organizzati in associazioni, ONLUS cosiddette, cooperative sociali, che in realtà poi di fatto si, diciamo, operano, in base all'esperienza, molte volte operano proprio i limiti della legalità, soprattutto quando le cosiddette associazioni ONLUS, badanti, sociosanitari, ma anche altre cooperative sociali, molte cooperative o pseudo cooperative che di fatto operano come intermediazione di personale. Ecco, sono questi strumenti che in molti casi si prestano, diciamo, ad attività, somministrazioni irregolari di personale, di badanti, condizioni lavorative, soprattutto contrattuali, diciamo, non regolari. E questo è, ecco, nell'ambito del lavoro domestico, questo, diciamo, almeno nell'area in cui opero io, è il fenomeno, diciamo, che emerge maggiormente, proprio il settore del badantato, quello è un settore critico che, come la logistica, è quello più intaccato dal fenomeno dello sfruttamento. In certi casi del vero e proprio caporalato, che vede le associazioni e determinate, diciamo, pseudo cooperative sociali come strumento di sfruttamento. Ecco, dicevano, ecco, solo per completare, tornando un po' al motivo iniziale, volevo
cioè il ruolo delle vostre associazioni è importante, non necessariamente è necessaria la richiesta di intervento, cioè perché sappiamo benissimo, insomma, parliamo di lavoratori ricattati a rischio, in situazioni veramente difficili. Però le vostre associazioni, così come le organizzazioni sindacali, spesso ci scrivono, dice, i lavoratori ci hanno segnalato che l'azienda Tizio e Caio opera, non rispetta le norme di sicurezza, non rispetta le norme sul lavoro, occupa lavoratori nei le vostre associazioni che assorbono, ricevono notizie, informazioni, possono operare, è necessario, non c'è una formula, basta una mail posta dell'associazione. Che ci segnali, ovviamente nella maniera più dettagliata possibile, perché ovviamente noi dobbiamo valutare se e come intervenire. Ecco l'importanza di avere, sapere dove intervenire, in quali giorni, in quali fasce orarie, e su tutti questi gli elementi, perché come giustamente diceva all'inizio, l'accesso ispettivo, soprattutto il primo accesso ispettivo, è quello determinante. Quello che poi determina e condiziona il successivo sviluppo, perché gli elementi genuini di un'azione di vigilanza si vengono raccolti all'inizio, durante il primo accesso ispettivo. Poi ovviamente c'è tutta un'azione di condizionamento dei lavoratori e così via, per cui una semplice segnalazione di un'associazione ovviamente viene presa in considerazione. Si tiene conto anche della provenienza, così quando ci sono le segnalazioni delle organizzazioni sindacali. L'importante è che la segnalazione sia, per quanto possibile, più articolata e dettagliata possibile. Io facevo l'esempio dei verbali che ci manda la Commissione di rifugiati, ma in quei verbali praticamente noi troviamo quasi tutto, andiamo a operare con quelli, ci sono tutta una serie di notizie che ci agevolano particolarmente il lavoro, quindi non è che ci siano delle forme particolari. Il problema è che la segnalazione, ecco, la base è una segnalazione per quanto possibile dettagliata e articolata, ma è quello che chiediamo anche agli stessi sindacati, eccetera, quando sono loro a fare queste segnalazioni. Segnalazioni che a noi possono pervenire anche da altri organi, alla polizia stradale, o la stessa polizia, la questura, quando interviene per propri compiti, non so, o in locali notturni o in altre attività per loro compiti di polizia, loro hanno già un modello, informazione, lo sanno cosa devono chiedere, notizie che poi girano a noi perché sono quelle che a noi servono. In questo modo c'è anche un utilizzo efficace delle risorse. Per cui una segnalazione delle associazioni dettagliata per quanto possibile è più che sufficiente, quantomeno per avviare un'attività di vigilanza, poi si vedrà quello che potreste essere, vi potremo ricontattare, così come facciamo con le organizzazioni sindacali per chiedere ulteriori notizie, ma quella diciamo, è la fase successiva. Il problema è l'avvio dell'attività che ovviamente deve essere un avvio motivato. L'ufficio deve impiegare delle risorse, delle persone, del tempo e così via. L'avvio deve essere motivato, deve avere una base, diciamo, abbastanza concreta, non una segnalazione generica, insomma, può essere presa in considerazione. Bene, pongo un'altra domanda, anche perché ci rimangono 10 minuti. Chiedevano, oltre alla segnalazione presso lo sportello, esiste un ulteriore contatto canale per avanzare una segnalazione come associazione, in particolare su Torino e Piemonte? Tramite mail è sufficiente, tramite la mail dell'ispettorato, non è necessario, anche perché lo sportello adesso è quasi sempre chiuso per il problema della pandemia, è sufficiente una mail che provenga ovviamente dall'associazione, cioè da un soggetto qualificato. Ormai gran parte delle segnalazioni pervengono proprio per il discorso della chiusura degli sportelli, tutto praticamente arriva tutto tramite mail, non è necessario nemmeno dare dei riferimenti qualora ci siano, avessimo necessità di ulteriori notizie, è più che sufficiente. L'importante è che la segnalazione sia articolata, dettagliata.
questo c'è una particolare formalità qui. Ci chiedevano se può indicare l'indirizzo email. Sì, ITL Imola Torino Livorno punto Torino chiocciola ispettorato punto gov come governo Poi Ilaria, va detta anche un'altra cosa, che queste nelle segnalazioni l'associazione può anche chiedere di essere ricontattata, come diceva appunto Agostino, perché queste segnalazioni non vanno mai a vuoto, nel senso che come pubblica amministrazione, come istituzione, noi siamo chiamati a dare delle risposte, quindi è ovvio che se la segnalazione è generica, senza nessuna indicazione, l'attività ispettiva può anche avviare per altri canali, ma insomma... Stiamo sul passo di essere precisi, di fornire indicazioni e come associazione quindi di dare anche i nostri riferimenti, perché queste segnalazioni come le richieste di intervento hanno una risposta, nel senso che se l'associazione può chiedere eventualmente successivamente di essere sentita, di avere anche un riscontro, quindi quello che dice Agostino è importante, cioè anche in questo periodo di pandemia utilizzare un'email è sempre efficace. Se posso permettermi, Ilaria, un'ultima cosa rispetto a quello che diceva il dottor Del Balzo. È importante la mail, però io ritengo che sia molto importante avere dei riferimenti all'interno dell'ispettorato, cioè nel senso che adesso prima di arrivare a fare un protocollo, perché noi avevamo ipotizzato anche quello, no? Un protocollo operativo, no? Su come attivare e essere attivati. Però io mi ricordo l'importanza di avere un riferimento all'interno dell'ispettorato, soprattutto all'inizio, quando il lavoro era un po', insomma, doveva essere strutturato. Quindi, secondo me, chi scrive la mail automaticamente metterà il suo riferimento, diventa il riferimento. Però avere anche dall'altra parte un riferimento rispetto a chi sta facendo la segnalazione qualificata potrebbe essere utile, che così chi fa la segnalazione sa che sta arrivando a quella, diciamo, a quella persona e poi come dire, diventa il riferimento per quella persona, perché può essere pure che la segnalazione manchi di qualche notizia fondamentale che, appunto, come diceva il dottor Del Balzo prima, deve essere come dire, più diciamo, precisa possibile per poter poi pensare solamente di avviarla. Per cui, se dovesse mancare anche solo la possibilità di parlarsi. Avere un riferimento all'interno di queste organizzazioni per me è fondamentale, ma parlo di tutte le organizzazioni, quindi questo poteva essere. Se questi problemi, per quanto riguarda normalmente per tutti gli ispettorati, il riferimento è il responsabile della vigilanza. Nel caso di Torino sono io, anche perché passano da tutte le segnalazioni, passano da me. Io le devo valutare, poi le devo assegnare ai team comuni. Noi abbiamo un'organizzazione territoriale, cioè abbiamo una città e province divise in sette parti, in sette articolazioni, viene poi. La segnalazione, se ritenuta valida, viene passata al responsabile del settore territoriale competente che a sua volta la assegnerà all'ispettore o agli ispettori. Quindi per caduta poi ci sarà. Comunque in prima battuta o c'è il dirigente dell'ufficio, proprio se proprio in mancanza, o comunque il responsabile per tutti gli uffici, non solo per Torino, o il direttore o il responsabile del processo di vigilanza. Nel caso di Torino sono io, ma così come negli altri. Poi ci sarà un ulteriore passaggio, ripeto, all'articolazione territoriale, considerate che noi abbiamo sette territori divisi in sette parti. Però quello non è un problema, perché poi man mano che l'attività viene svolta, che viene assegnata, alla fine l'attività di vigilanza si incardina su uno o due ispettori che diventeranno poi i riferimenti quando l'attività è stata avviata. Ma in prima battuta è il responsabile della vigilanza, ripeto, per Torino sono io. Non è un problema, perché le segnalazioni devono comunque in tutti gli uffici, non è un problema di organizzazione generale, in tutti gli uffici le segnalazioni di qualsiasi tipo devono passare dal responsabile della vigilanza che le deve valutare per l'ulteriore valutazione. Sì.
Noi nel Veneto utilizzavamo appunto sia il responsabile della vigilanza che eventualmente negli uffici magari un pochino più complessi anche un referente, ma quello era un sistema che avevamo adottato di organizzazione. Però mi è capitato appunto che invece al contrario, perché noi stiamo parlando di segnalazioni, quindi dando per scontato che ce ne siano e che ce ne siano in abbondanza da segnalare. Laddove sembrassero non presenti questi casi, ma sappiamo che poi di fatto le statistiche portano davanti ai risultati, ad alcune reti dei territori che mi chiedono: ma come faccio a riscontrare questi fenomeni? Premesso appunto che comunque questi incontri formativi già dovrebbero aiutarci anche un po' a capire appunto queste forme di sfruttamento, io dico sempre: studiate il territorio, quello che fa anche l'ispettorato, cioè state nei territori. Io sono sicura che voi lo fate e quindi spendo delle parole cioè, inutilmente, però in alcuni ambiti in cui sembrava che non ci fosse nulla, invece studiando anche le etnie, gli insediamenti, anche alcune forme di produzione che non sono sempre di agricoltura, ma per esempio del tessile piuttosto che la siderurgica e altre, studiando alcuni insediamenti, anche per esempio di comunità di nazionalità straniera, poi si è potuto riscontrare anche la pregnanza in quei territori di queste situazioni. Quindi, se apparentemente il territorio sembra un territorio pulito, ma dubitiamo che lo sia, anche studiare questi fenomeni, non solo a livello accademico teorico, ma proprio stare lì, vedere quanti sono residenti in quel comune, quanti di quella comunità, quanti, e quindi confrontarsi anche con gli enti locali che possono avere sentore delle forme di assistenza verso alcune famiglie piuttosto che verso altre. Quindi arrivare a un livello anche molto basso di comunicazioni, ma che sono proprio quelle che portano all'utenza. Quindi questo. E poi una cosa che volevo dire prima, anche per farvi capire il cambio di prospettiva nel programma dell'ispettorato quest'anno, c'è come obiettivo la tutela delle vittime, non solo di sfruttamento lavorativo, ma tutela di tutte le vittime. Questo ci fa capire che gli ispettori saranno chiamati a misurarsi su questo aspetto, quanti lavoratori siamo riusciti a tutelare, ma con strumenti efficaci, quindi non parole, ma quindi non solo, capite? Quindi il passaggio anche dalla sanzione, dal quanto irregolarità ho combinato a quante persone ho tutelato. Non è un passaggio da poco, quindi siamo insomma, ci stiamo evolvendo anche noi in quest'ottica. Se posso chiedere prima di concludere, ciao Lara, buongiorno a tutti, scusate sono arrivata in ritardo, ma ho ascoltato la maggior parte degli interventi. Volevo chiedere se nel Veneto avevate sottoscritto un accordo, un protocollo che contenesse anche tutte queste appunto indicazioni a chi mandare la mail, sia anche operativo, come lavorare in comune, cioè quando viene sollecitata la presenza del mediatore, come il mediatore deve intervenire, eccetera, eccetera, oppure se era un rapporto più informale. Allora, nel Veneto noi abbiamo sottoscritto lettere di paternariato, quindi nel tempo, quando appunto in base ai bandi anche del Dipartimento delle Pari Opportunità, abbiamo sottoscritto queste lettere di paternariato, declinando un po' i compiti, quindi momenti di incontro, di formazione, l'aiuto dei mediatori che noi abbiamo sempre richiesto fin da subito, e poi il confronto, quindi dei tavoli. Poi abbiamo anche tentato di scrivere delle linee, ci siamo anche un po' cimentati e a livello nazionale ci ha superato con la circolare 9, 5 del 2019, appunto declinando la serie di domande da porre alla vittima, che noi avevamo un pochino anche individuato a questo tavolo operativo nel Veneto. Quello che tu dici, Martina, può essere molto utile. Io quello che l'esperienza mi insegna che da una parte va bene una carta, perché e in qualche modo le parti si sentono più impegnate, quindi sia da una parte che dall'altra, quindi l'ispettorato di chiamare i mediatori quando c'è necessità e i mediatori viceversa di sollecitare l'ispettorato di fronte ai casi che segnalano. Dall'altra ci sono tante sfumature, quindi delle volte mettere per iscritto tanti di questi aspetti può essere scivoloso, quindi va valutato un po' caso per caso. Adesso le procure stanno prendendo molte iniziative in questo senso, quindi loro stesso scrivono delle linee operative. Noi abbiamo come esempio un po' come storico e guida quella della Procura di Teramo,
con le linee scritte dal dottor Mancini, dove appunto anche lui faceva riferimento al referente, quindi l'individuazione di un referente attraverso le strutture. Io penso che a livello nazionale si muoverà, ma non posso anticipare, non posso prevedere esattamente quello che farà, però penso che i tempi siano maturi sia al tavolo del caporalato e anche un po' come sensibilità perché ci siano anche eventualmente degli spinte nei territori. Considerate che i nostri territori, quindi tutti anche eventuali accordi e quant'altro, devono essere poi valutati dal centro. E quindi in realtà i nostri territori hanno una certa autonomia, sicuramente di movimento, di operatività, poi eventuali protocolli e quant'altro devono essere valutati dal centro. Io volevo aggiungere. Cioè, mi hai insegnato che va bene, ma non si può dettagliare tutto. E proprio la fiducia, come diceva Pina, è la fiducia nelle competenze, la fiducia nelle persone. Nelle istituzioni che poi si rappresentano, nelle associazioni che rappresentano, che in realtà dà contenuto a questi protocolli, diciamo. Io volevo aggiungere per le associazioni che operano nel Torinese, posso solo dire per esperienza che l'attuale sostituto procuratore, il dottor Bacileo, che si occupa di salute, sicurezza e lavoro, che ha sostituito il dottor Bacigno, è particolarmente sensibile al discorso del caporalato, tant'è che abbiamo Scusate, io non sento nulla. Si sente poco, sì. Ah, Tutto il mio audio. volevo, sì. Volevo dire alle associazioni che operano nell'area di Torino che l'attuale sostituto procuratore, il dottor Pacileo, è particolarmente sensibile al problema del caporalato, tant'è che abbiamo fatto anche un incontro formativo noi come ispettori con lui alcuni mesi fa, per cui anche il rapporto vostro con la procura non diciamo, potrebbe essere anche utile, oltre che con noi, non è un problema, cioè non c'è un particolare problema da avviare attività. Ripeto, il primo problema è avere le informazioni e la disponibilità eventualmente appunto dei mediatori, degli interpreti. A livello operativo è quello il nostro problema. Avviata l'attività in qualche modo, ecco, come associazioni, voi, nel momento che se fate qualche segnalazione, potreste anche indicare, ad esempio, se siete, avete la disponibilità, avete la possibilità di indicare dei mediatori che possono essere utilizzati nell'attività, ma sia nelle segnalazioni che fate a noi o in segnalazioni che potete fare alla procura, non è un problema. Il problema è le notizie, diciamo, quello che chiamasi l'attività di intelligence iniziale. Ovviamente questa è il primo problema, la prima criticità. Poi per il resto, a livello operativo, come arriva, ne abbiamo fatto già qualcuno, ma mancano le informazioni. Aggiungo solo che stiamo sottoscrivendo comunque un protocollo multiagenzia sullo sfruttamento in generale, la tratta più in generale, che è frutto del progetto Anello Forte, del progetto Alfa, e a cui l'Ispettorato Nazionale, insomma, ha già dato il suo ok per la sottoscrizione. E, insomma, lentamente, con tutte le difficoltà burocratico-amministrative che la presenza di molte pubbliche amministrazioni comporta, stiamo arrivando, insomma, alla sottoscrizione. Adesso anche la Regione Piemonte dovrebbe approvarlo in giunta regionale e la Regione Piemonte parteciperà a questo protocollo in rappresentanza anche di tutti gli enti antitratta, poiché è titolare e capofila del progetto Anello Forte. Quindi, insomma, un piccolo passo è già quello. Poi, insomma, se ci sono delle declinazioni operative che possiamo condividere, ben venga, altrimenti, insomma, la fiducia mi sembra comunque reciproca, mi sembra comunque una buona base di lavoro. Sì, mi sembra anche che la disponibilità dell'ITL di Torino sia confermata anche dalla presenza di Agostino, che poi insomma è a catena di tutto il Piemonte, sono sicura. C'è Bene, qualcun altro? direi che se non ci sono altre domande,
Sembrerebbe di no, né in chat né mani alzate. Ringraziamo il dottor Del Balzo, la dottoressa Rampin, Pina che è intervenuta dal Comune di Venezia e tutti voi e tutte voi per aver partecipato. Ci vediamo a questo punto il 12 di aprile con le operatrici appunto del progetto Nave e vi inviamo le slide e il link della registrazione. Grazie a tutti e a tutte. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti, arrivederci.